Allora, prima di tutto l'ultima cosa, questa cosa che c'ho in testa, che voi sapete che io, diciamo, a me piace tantissimo indossare sciarpe nei capelli, foulard, soprattutto quando so particolare stile un po' arabeggiante, siccome che non li trovo nella mia città, io questa cosa non l'ho mai vista, cioè proprio mai nella vita. E oggi mi è arrivato un pacchetto in cui dentro c'erano, diciamo, delle altre cose e mi è stato regalato dalla persona a cui mando un bacio grande. Quindi, Maddalena, grazie. E oggi mi sono tanto contento con questa cosa. Infatti adesso tipo ci andrò tipo a dormire. Domani mi risveglio così, comunque non me la levo. Quindi ci farò tutto l'inverno, quindi questo ve lo volevo dire, ragazzi, da oggi in poi mi vedrete praticamente solo con questa cosa in testa, quindi ve lo volevo dire, insomma, come anticipatamente. Comunque, detto questo, vi voglio parlare oggi di un profumo. Allora, che sa de canne, che sa de cannabis, che sa de roba che vi fumate. Allora, io non so se, diciamo, c'ho un punto di vista piuttosto poco obiettivo su questa cosa, perché io non so uno che fuma, nonostante, diciamo, non si direbbe, però io non so uno che fuma, non fumo, non bevo, non faccio niente. E tu dici che cazzo ne abbia fatto? No, non faccio, cioè, sono una persona che conduce uno stile di vita piuttosto sano, però sicuramente mi è capitato un paio di volte di capitare, no, tra amici, tra ragazzetti, ti passi la cannuccia. E te la fai e te tiri quattro quei due tiri te li fai, raga, una cosa proprio quelle proprio, cioè, ma mi se so sentito male, sarà che io non lo so, ragazzi, ditemi pure voi. Mo ci arriviamo al profumo, scusate, però devo dire questa cosa giusto per farci due risate, ma proprio un malessere interiore proprio de vomito, cioè io mi veniva da vomitare, non gliela facevo manco aprire gli occhi, cioè io mi sono fatto questi due tre tiri. E dico, oh, non mi succede niente. Dopo 2 secondi mi veniva la sensazione di vomito che voi non potete manco capire. Cioè, da quella volta io ho capito, senti, probabilmente non è roba che fa per me, perché il mio organismo reagisce male, male tanto. Cioè, roba che stiamo proprio imbarzavato e appena muovevo la capoccia per alzarmi dal divano, proprio male, cioè vomito. Quindi proprio non è per me. Però, siccome che lo ritengo comunque un odore molto particolare, e siccome che tra il brand D.L. Rowland, che io, diciamo, non mi vedrà e non guarderà il video, però comunque ringrazio e saluto ancora, ringrazio alla fine per aver creato questi profumi, perché io il Discovery Set di queste fragranze me lo sono comprato, poi dopo che ne parlo nel canale. Quindi comunque le ringrazio a prescindere, perché secondo me sono un'innovazione nel mondo della nicchia, comunque del settore artistico indipendente, che era imprescindibile. Cioè, avevamo bisogno di questo brand, secondo me. Aspetta un attimo, vado a girare la carneggiotto e torno, eh. Ok, quindi detto questo, cosa vi voglio dire? Vi voglio parlare di questa fragranza che si chiama Ambivalence, di D.L. Rowland. È un parfum, quindi questo qui è un sample da 1,5 ml. Io l'ho quasi finito, come vedete, perché comunque l'ho spruzzato spesso. Ha un'ottima durata, ha un odore di fondo muschiato, ambra grigia e note animali, che potrebbe non essere percepibile in maniera così potente a tante persone, perché tante persone, come sapete, hanno questo problema, non mi ricordo come si dice, anosmi, che mi sa, comunque hanno questo problema ai maschi. Siccome questo nel fondo dalla piramide sembra che abbia del muschio, diciamo, che vuole ricordare il muschio naturale, o comunque un sentore di muschio molto leggero, un'ambra grigia e delle note animali che comunque sono muschiate, pisciose, ve lo dico. Qui non tanto assolutamente, però vi dico questo. Allora, apertura, io qua c'ho il fondo. Allora, raga, è un profumo amaro. È un profumo erbaceo, amaro. Verde, molto verde, cannabis sicuramente si sente molto, quindi c'è poco da. Alla fine l'odore è tutto incentrato intorno a quella nota lì. Questa nota di cannabis, proprio di marijuana, che pianta è? Io manco so che pianta è. Comunque quella roba là, con un sentore verde molto amaro,
molto secco, tagliente. Percepite anche queste note verdi, sì, generiche, ma comunque percepite anche l'aspetto più, diciamo, più polveroso del fieno. Cioè, sentite, c'è anche una nota di fieno, ma quel fieno però direi più maturo, cioè quel fieno già sul giallognolo, cioè già che ha maturato parecchio, quindi sentite quell'aspetto proprio erbaceo, secco del fieno. Però una nota fortissima di cannabis, quindi siamo sull'amarognolo. Ovviamente l'odore di cannabis è un odore che tutti conoscete, penso, anche diciamo se non ve la fumavate voi, qualcun altro magari nei dintorni, se stia a fare un viaggetto, e quindi comunque magari l'avete percepita. Ed è un odore piuttosto secco, piuttosto amaro, piuttosto stridente, cioè non so come dirvelo. Allora, le note di cuore di Palo Santo, di note verdi, ok. Il Palo Santo ce lo sento non tantissimo. Scusate, il Palo Santo ce lo sento non tantissimo, cioè non è un profumo che poi volge sul legnoso, levigato legnoso, no. È un profumo che comunque rimane piuttosto sempre molto verde erbaceo. C'è questa presenza di ambra grigia, no, di animali, muschi nel fondo e olibano, che lo vanno un po' a rendere acre, ma più dolcino allo stesso tempo. No, cioè, mi dovete capire. Non è un profumo che diventa dolce nella maniera più assoluta, è un profumo verde erbaceo piuttosto amarognolo, ma nel passare delle ore emerge una parte di note muschiate animali. Queste note animali, in realtà sulla piramide c'è scritto note animali, ma che sono sti toni animali? Un po' di selvatico, regà. Cioè, se voi sapete presente che cosa significa l'odore selvatico, io vi garantisco che in questo profumo ci sento del selvaticume. Ma non che sappiate fagiano, cotton, badella con le olive verdi, no. È un profumo che sa di selvaticume, cioè di acre, leggermente acre, un po' acidognolo, ma comunque con questa punta leggermente salata, ma dolcina perché c'è l'olibano, c'è l'ambra grigia, c'è il musk, comunque c'è il muschio. È molto comunque, diciamo, incentrato ancora su quella nota di cannabis, anche se si smorza tutta la sua parte più amarognola e tutta la sua parte più erbacea viene meno, e ben cominciano a venire su note sicuramente più muschiate, ma non è un muschio bianco, ricascoltatevelo, non è un muschio che sappiate pulito, non è un muschio confortevole, è un profumo che, diciamo, va indossato se ti senti nel mood. È uno di quei profumi che vanno indossati se tu, diciamo, ti senti nel mood di indossare questo tipo di fragranze, cioè non è un profumo rosa e muschio e ambra che ti metti, diciamo, vanno a fa spesa, no. È sicuramente un odore che ti metti, è molto bello comunque come profumo, cioè nel fondo viene fuori una parte più delicata, più resinosa, ma comunque acre, che io adoro, perché io quando si mettono in mezzo note resinose, ma comunque un pochino acri, con queste note, con questi toni animali muschiati, leggermente più aspretti, più secchi, più ingrifati, un po' più ingrifati, insieme ad una parte verde che comunque rimane lì e non si smorza mai sostanzialmente. Il profumo rimane verde, ma non è un verde erbaceo, di fili d'erba, d'erba tagliata, acquatico, non ha nulla di acquatico. Ecco, non vi aspettate un verde che abbia dei risvolti acquatici, perché voi potreste pensare a un profumo verde anche con dei risvolti acquatici. No, è un verde che non ha nulla di acquatico, ma quanto più di secco diciamo, di celluloide possa avere un profumo verde, quindi senza alcuna parte fresca. È tutto ciò che è di cellulosa, tutto ciò che è di strutturale possa avere il verde e anche in maniera piuttosto secca amarognola. Quindi cannabis con un fondo submuschiato in cui nel corso del tempo comincia a venire fuori di più la parte, diciamo, di ambra grigia, ce la sento ancora di più. La
Leggermente l'olibano sta uscendo fuori, ma principalmente questi due animali che sono tra il dolce e l'acre, un po' urinale, avete presente, no? Un po' il musk naturale, cioè un po' un sentore di musk quasi naturale, ma pur sempre con questo tono di cannabis che non si perde mai. Ragazzi, io il profumo sostanzialmente è questo, perché la piramide è piuttosto semplice, quindi non è una fragranza che cioè, devo stare 3 ore a descrivervela, però ci tenevo a farvi la recensione perché comunque Ambivalence è un profumo di questa linea che io conosco ormai e di questa di Dior Lauren io vi voglio fare la recensione di tutte le referenze. Giustamente ho già parlato del Dior, ho già parlato di Broken Bouquet, ho parlato del Flower Boy, adesso vi parlo di Ambivalence. Ah no, il Flower Boy ve ne devo ancora parlare. Comunque, io ve lo consiglio, il sample kit del Dior Lauren, vi lascio giusto sotto l'info box tutto quanto. Il sample kit del Dior Lauren costa 25 euro, o 20 o 25 euro, che poi vi verranno rimborsato automaticamente quando farete l'ordine di un eventuale full size. Quindi comunque la full size poi andreste a pagare sulle 85 euro, mi sembra 80-85 euro. Va bene? Quindi, pure qui. Proiezione e persistenza, io l'ho provata sulle magliette il giorno dopo si sentiva ancora, quindi è un profumo che comunque è tenace e spruzzato addosso sicuramente farà una performance che non ha problemi, ma nessuno di questi profumi ha problemi di performance per quanto mi riguarda. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao!